da Bari, ma ora passiamo in un'altra regione, nelle Marche. Andiamo nella mia diocesi, ad Ascoli Piceno, e lì facciamo il nostro incontro con Sant'Emidio. Ad Ascoli, il 5 di agosto, ricorre la festa di Sant'Emidio, il patrono della città. La giornata inizia presto, al mattino, sul sagrato del Duomo, quando il sagrato appunto si riempie di venditori di basilico, perché è la pianta con la quale fu possibile riconoscere la tomba nelle catacombe appunto della città dove si trovava il corpo di Sant'Emidio. Quindi è una pianta legata al santo, ma anche una pianta legata agli ascolani, perché in essa c'è un po' l'identificazione lo stesso della comunità che si vede appunto in questa pianta. Tutti acquistano il basilico quel giorno e poi magari lo utilizzano per adornare la propria casa, perché è molto profumata. L'itinerario dei luoghi mediani, che inizia dalla tomba del santo in Duomo, prosegue con un secondo luogo più importante per certi versi, perché è il luogo dove Sant'Emidio è stato decollato. Il tempietto di Sant'Emidio Rosso è stato costruito proprio in questo luogo e conserva la pietra dove fu reciso il capo di Sant'Emidio. Dopo, la tradizione vuole che il capo rotolò e nel punto dove si fermò sgorgò l'acqua appunto dalla fonte di Sant'Emidio, e il santo raccolse la propria testa e si indirizzò verso le catacombe. Sant'Emidio, giovane testimone dell'amore di Cristo, aiuta questi miei fratelli e figli a non smarrire il bandolo della loro vita e spingici tutti a impegnarci per costruire un mondo migliore. Egli ha fatto il cielo e terra, e per intercessione di Sant'Emidio vi benedica, vi protegga, vi difenda Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La festa di Sant'Emidio è sicuramente l'evento più importante della città, della diocesi di Ascoli, insieme collegato con la Quintana, intimamente anche legato alla festa di Sant'Emidio, a testimonianza di come un santo sia all'origine della storia di una città, o meglio, abbia accompagnato un tratto importante della storia di una città, lasciando il segno della sua protezione. Lungo i secoli si raccontano dei miracoli attribuiti a Sant'Emidio e la sua protezione soprattutto in occasione di terremoti, in occasione di particolari circostanze dolorose e difficili. I santi ci stanno accanto nei momenti difficili e sono per noi degli amici preziosi da tenere sempre molto cari e da invocare sempre. Ma continuiamo il nostro viaggio e continuiamo a conoscere la storia di Sant'Emidio, il santo dei terremoti. Nel gennaio-febbraio del 1703 ci fu una lunga sequenza di scosse telluriche nell'Italia centrale che distrussero tutti i paesi da Norcia fino all'Aquila, salvo Ascoli. E per grazia ricevuta gli ascolani costruirono questo bellissimo tempio dedicato a Sant'Emidio, detto alle grotte perché appunto copre le catacombe ascolane. Poi durante il corso del secolo ci furono tanti altri terremoti, quindi si diffuse proprio questa protezione di Sant'Emidio dal terremoto, perché Ascoli comunque rimase sempre indenne dalle scosse. E questa devozione al santo si trasformò anche in un santino, in immagini proprio, che la gente teneva a casa appunto per protezione.
le ultime vicende dei terremoti accaduti all'Aquila e a Reggio Emilia ci ha portato anche come tecnici ad andare a fare queste schede di agibilità, quindi a vivere un po' l'esperienza del terremoto in casa altrui. Essere tecnici ascolani nel XXI secolo significa soprattutto solidarietà. Noi sappiamo cosa vuol dire un terremoto, l'abbiamo vissuto, chi di noi ha qualche anno in più, ma anche chi è più giovane ha vissuto di riflesso alcuni fra i terremoti più importanti d'Italia. Il primo aspetto non è quello tecnico, su cui potremo parlare ora, il primo aspetto è quello umano. Incontriamo persone che hanno perso tutto, ma soprattutto hanno perso la fiducia in loro stessi, non hanno più punti di riferimento. Ecco, essere ascolani, sapere cos'è un terremoto, aver vissuto l'aiuto di Sant'Emiddio per non avere parenti morti nei terremoti, significa portare anche una parola di speranza, far capire alle persone che è possibile vivere oltre. Da alcuni anni ci stiamo occupando proprio della ricerca di Sant'Emiddio in giro per il mondo. L'ultima nostra scoperta addirittura è stata in Nuova Zelanda. Abbiamo trovato, aiutati anche da internet, chiese dedicate a Sant'Emiddio, parlo di altari dedicati a Sant'Emiddio, parlo di ospedali dedicati a Sant'Emiddio o ancora meglio, come in America, negli Stati Uniti, alcune scuole dedicate a Sant'Emiddio. Sono un Emiddio e appartengo alla famiglia degli Emiddio Ascolani. Mio nonno si chiamava Emiddio e il nonno di mio nonno, anche lui era Emiddio. Io personalmente sono orgoglioso di avere questo nome Emiddio perché è sinonimo proprio di ascolanità. A Napoli c'hai Gennaro, a Padova c'hai Antonio, ad Ascoli c'hai Emiddio. I santi li festeggiamo ed è un po' festeggiare anche noi stessi. La gioia di ritrovarsi insieme, la gioia di sentirsi famiglia, la speranza di affrontare insieme la vita, il coraggio per affrontare insieme la vita sapendo che in fondo non siamo soli e coloro che ci hanno preceduto, che come loro hanno creduto in Dio, si sono impegnati per condurre una vita onesta, generosa, seguendo quei principi semplici del Vangelo, oggi dal cielo continuano ad essere nostri compagni di viaggio invisibili ma preziosi, perché ci aiutano ad affrontare le difficoltà, a vivere nella serenità e a scoprire il segreto della pace.